Questa riunione del Consiglio Comunale, richiesto anche da tempo dall'opposizione, non si poteva fare diversamente anche su queste tempistiche? La tempistica, io ho sempre detto che il Consiglio Comunale si deve fare, abbiamo cercato gli spazi, pensavamo di andare in regione, però dopo non abbiamo combinato e adesso abbiamo il Salone del Castello che i nostri uffici hanno delimitato per poter ospitare il Consiglio Comunale. Non c'è nessun problema a fare il Consiglio Comunale, abbiamo fatto le commissioni via web, in pratica utilizzando Skype o altre piattaforme, e quindi stasera ci riuniamo in Consiglio Comunale. L'opposizione ha utilizzato parole anche dure rispetto a questa tempistica. Io non capisco queste parole dure dell'opposizione, perché il confronto c'è sempre stato. Io non ho mai negato nessun incontro, ho parlato con l'opposizione più volte, l'ho invitata anche di fronte a questa situazione. È chiaro che ci sono ancora degli adempimenti da seguire, non possiamo fare assemblee numerose perché è proibito, quindi bisogna farle mantenendo le distanze, mantenendo tutte le regole di sicurezza, perché noi come amministratori pubblici dobbiamo dare l'esempio, non possiamo chiedere ai cittadini di essere rispettosi delle regole se poi noi diamo un cattivo esempio. Ecco perché abbiamo scelto il Salone del Castello, che è molto più ampio rispetto alla nostra sala consigliare. Tutto qua, non c'è nessun problema, ne faremo un altro entro la fine di questo mese o l'inizio di giugno, perché non c'è nessun problema a incontrarci rispettando però sempre le regole.